Ho in studio due primi cittadini, in particolare il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, e il sindaco di Calatafimi, Segesta, Francesco Gruppuso, inquadrato Tranchida e adesso ecco inquadrato Gruppuso. Perché sono qua entrambi? Perché lanciano certamente un appello, ma fanno contemporaneamente il punto su una situazione che sta facendo dire davvero no. Non a tutta la provincia di Trapani, ma alla gran parte, beh, molto in maggioranza, la provincia di Trapani che dice no a che cosa? A far diventare questo nostro territorio, che sia Calatafimi o che sia Fulgatore, appunto il territorio trapanese, un deposito di scorie nucleari e radioattive. Sindaco di Trapani e sindaco di Calatafimi, grazie per essere qua. Beh, ripartiamo da una manifestazione già si è tenuta, andiamo però oltre a quella che ci sarà. Sì, noi adesso domenica prossima terremo a Fulgatore alle 18 un incontro con tutta la dimensione agricola, non solo del territorio di Fulgatore. Abbiamo verificato nei giorni scorsi un sopralluogo che è candidata dal governo nazionale, dal Ministero a ospitare questo deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, ma lo faremo anche con i rappresentanti delle organizzazioni di categoria. Sindaco Gruppuso, beh, certamente è una voce quasi unanime, io lo sottolineo ancora una volta il quasi, perché qualcuno insomma non è così convinto di dire no. Ma quello che non è convinto di dire no, credo che deve uscire fuori all'aperto, perché noi possiamo dire che abbiamo un documento firmato da tutti e 25 sindaci che dicono no, quindi tutti e 25 sindaci della provincia. Abbiamo due deliberazioni all'unanimità votate dai consigli comunali di Calatafimi Segesta e di Trapani. Abbiamo un intero territorio che è venuto ad abbracciare il Tempio di Segesta per dire no. Confermiamo questo con la manifestazione del 2 di maggio, che sarà una manifestazione imponente perché chiediamo a raccolta a tutti i giovani, gli studenti, quindi il futuro, la generazione che poi dovrà vedersi eventualmente, se questa ipotesi dovesse realizzare, sobbarcare un impianto di queste dimensioni a livello nazionale. I nostri siti non sono idonei, né quello il TP9 di Calatafimi Segesta, né il TP11 di Fulgatore, e l'abbiamo detto in modo chiaro e concreto, scientificamente e tecnicamente. Adesso deve uscire fuori la voce piena di tutto il territorio. Sembrerebbe quasi scontato, insomma, dire no a una cosa del genere, e invece il sindaco di Trapani, appunto, lo ribadisco, non è proprio così. Necessario allora fare un'altra manifestazione ancora più imponente della prima. Non solo gli studenti, come diceva Francesco, io invito gli imprenditori del settore del turismo, gli imprenditori agricoli, della filiera del commercio, invito anche i rappresentanti dell'associazionismo diffuso. Noi siamo una terra che ha la fortuna di essere baciata dal sole. Abbiamo riserve naturalistiche straordinarie tra cielo e tra terra e mare. Abbiamo una grande opportunità per il futuro, che è quella di valorizzare anche la destinazione turistica culturale West Sicily. Non vogliamo diventare la pattumiera d'Italia delle scorie radioattive. Dunque l'invito a tutti ad esserci il giorno 2 di maggio alle 9 a Piazza Vittorio. Esserci perché Piazza Vittorio a Trapani, sottolineiamolo. vogliamo assumerci la responsabilità di essere custodi del territorio, come diceva il collega di Calatafimi. E come pensano tutti gli altri 23 sindaci della provincia di Trapani. Poi vogliamo affidare alle nuove generazioni un mondo migliore di come l'abbiamo trovato. E sicuramente senza se e senza ma no ai rifiuti radioattivi in provincia di Trapani e nelle nostre città. Ribadiamo il concetto anche da un punto di vista del sindaco di Calatafimi, domenica a che ora e dove? Ribadiamolo così no, non sbagliamo. Siamo quindi su Fulgatore domenica 28 e invece saremo su Trapani il 2 maggio alle 9 del mattino, come ha detto il sindaco di Trapani, che accoglierà questa grandissima manifestazione. Quindi abbiamo il dovere di esserci, abbiamo il dovere di manifestare il nostro dissenso a due siti che, lo ribadiamo, non sono idonee. Quindi la Sogin ha preso un abbaglio e questo non ce lo possiamo permettere. Grazie ai due primi cittadini, sulla vicenda certamente doverosamente ci ritorneremo, intanto era,
anche questo doveroso da parte nostra, lanciare un appello attraverso la voce dei due sindaci di Trapani, Giacomo Tranchida e di Cardafimi Segesta. Grazie a voi per questo ennesimo servizio pubblico. Grazie direttore.